Corso di svolgimento, l'asta uomini con la Villeni che cercherà ovviamente di raggiungere una misura importante e l'alto donne. Ci sono tante sfide, tante rivincite rispetto ai mondiali, vi ricorderete l'appuntamento di Zurigo dove gli atleti non erano particolarmente in forma, anche perché arrivavano da un momento difficile, soprattutto dopo il viaggio e il fuso orario dei mondiali di Pechino, dunque non grandissimi risultati, non grandissimi tempi, però questa sera ovviamente aspettiamo qualcosa di meglio. Nel frattempo ci stanno già presentando la prima gara, i 400 ostacoli, avete visto l'irlandese Barr, quindi il 29enne atleta di casa Michael Bültel, belga quindi in corsia numero 3 il keniano 23enne Tumuti, poi attenzione a Johnny Dutch che non ha raggiunto la finale così come Jackson, due tra i grandi favoriti, fra l'altro proprio Jackson e Dutch si giocano il titolo in questa specialità nei 400 ostacoli dove ci sarà anche Hussein che vedremo più avanti, corsia numero 8, mentre qui vediamo proprio Jackson, uno degli esclusi più importanti della finalissima, infatti era già stato eliminato durante le qualificazioni, mentre per quanto riguarda Dutch niente da fare per la finale. Ora vediamo Nicolas Betty invece, il campione del mondo, il 23enne, 47 e 79 a Pechino, un tempo importantissimo, vi ricordo che il record del mondo appartiene all'americano Young, 48 e 78, poi vicino a Bet il bahamense, bronzo ai mondiali, Jeffrey Gibson, quindi Karim Hussein, il campione europeo della specialità. Ovviamente ci attendiamo un tempo importante per quanto riguarda l'atleta di Zurigo, poi vicino a lui Lee J. Van Zyl, ovvero il bronzo nel 2011 ai campionati del mondo, il sudafricano. Tutto pronto per questa gara, un Karim Hussein rilassato, tranquillo, pronto per questo appuntamento, come detto ultimo appuntamento qui si assegna il titolo nei 400 ostacoli. Jackson al comando con 14 punti, Dutch secondo con 9 punti, li vediamo in corsia numero 5 e Dutch in corsia numero 4, sfida fra americani. Ed ecco partito il 400 ostacoli, vi ricordo in corsia numero 8 Karim Hussein, vediamo come parte l'atleta rosso crociato, mi sembra bene in questi primissimi passaggi, partito invece bene Gibson, attenzione a Beth, come detto il campione del mondo, il keniano, sta risalendo Jackson, anche Dutch in buona posizione, vediamo il prossimo passaggio, Karim Hussein mi sembra stia tenendo comunque il suo solito passo vicino a Hussein Gibson, mentre Bet sta perdendo qualche colpo, Dutch mi sembra che stia viaggiando molto bene, ora li attendiamo sul rettilineo, Hussein sta andando ancora bene, sta tenendo le passi dei migliori, abbiamo Hussein quando arriviamo all'ultimo passaggio, mentre Gibson è lui che sta allungando, Gibson, poi vicino a lui Bet e mi sembra Karim Hussein in terza posizione, 40, 48 e 73 il tempo del bahamense, bronzo vi ricordo ai mondiali alle spalle di Kudryavtsev il russo, mentre Bet vi ricordo si era imposto in questa gara, dunque Gibson, Jackson, Hussein, terzo posto 48 e 87, 48 e 45 il suo primato personale, direi comunque un buon tempo per quanto riguarda l'ostacolista rosso crociato, Gibson, Jackson, mentre Bet ha perso gradatamente terreno e Jackson che con questo secondo posto, se non vado errato, conquista, eccolo qua, l'americano conquista il titolo della Diamond Race in questa specialità. Una bella gara, ma soprattutto un Hussein direi ritrovato anche per qua, perché qua rispetto a Zurigo l'atleta rosso crociato, lì era stato un 400 ostacoli preparato per lui, una gara fuori concorso, questa è una gara invece valida per la Diamond Race, ma soprattutto di fronte a lui c'erano tutti i migliori al mondo, a parte ovviamente Javier Coulson, il portoricano, e l'americano Tinsley. E certo, anche un buon tempo, non va dimenticato che già la scorsa stagione Hussein, dopo il grandissimo exploit ai campionati europei di Zurigo, poi aveva fatto un'altra ottima prestazione in Diamond League a Zurigo e il suo miglior risultato stagionale l'aveva ottenuto addirittura a metà settembre a Marrakesh in occasione della Coppa Continentale, quando
appunto era andato a rappresentare l'Europa in qualità di campione continentale, aveva ottenuto la sua miglior prestazione dell'anno scorso, che poi ha battuto proprio quest'anno.